dottor Marco Giangrande. Buonasera Marco. Buonasera. Medico di famiglia ma soprattutto ortopedico, sei venuto qui per parlarci di uno strumento, di un macchinario, forse una parola esatto, grossa, macchinario, no? Beh, un discreto macchinario, sì. Oh, che porta benefici sostanzialmente a quella che è la nostra schiena, lo dico così, esatto. Perché insomma poi la maltrattiamo spesso senza farla apposta, ovviamente. In ogni momento della giornata. Vero, vero. Molto spesso anche, anzi soprattutto senza che ce ne accorgiamo, senza che lo vogliamo, insomma. Esattamente. Bene o male quando si andava a scuola e ci si sedeva scomposti, poi quando qualcuno ti rimprendeva e ti mettevi seduto, come dire, correttamente, capivi automaticamente che ti conveniva perché sentivi insomma, certo, di stare meglio, certo. No? Adesso tutto sommato ci sono anche dei lavori tutto sommato che non permettono, no, di controllare tutto ciò. E allora parliamo di questo macchinario che è una sorta di è uno strumento diciamo che permette di attraverso delle immagini, perché fondamentalmente è una fotocamera, sì, permette di fotografare la schiena del soggetto. Quindi il soggetto viene messo appunto di schiena a una distanza prestabilita più o meno di 2,5 metri. Ok. E attraverso un sistema di immagine di ricevimento di quello che vede questa telecamera dedicata. E ma di schiena, scusami, in piedi? Sì, sì, il paziente viene posto in piedi davanti, okay, a questo apparecchio. Attraverso questa telecamera dedicata le immagini vengono ricevute da un, cioè, diciamo, sì, c'è una sorta di foto e poi una ricezione di queste fotografie, sì, e poi c'è un potente software che elabora queste foto e permette di stabilire, permette di trovare attraverso un'elaborazione dedicata alcuni parametri. I parametri sono praticamente infiniti attraverso quelli che sono i rilievi della colonna stessa, cioè noi abbiamo, se vediamo una colonna, abbiamo dei rilievi che sono i rilievi delle vertebre, i rilievi del torace, i rilievi del bacino, i rilievi della colonna cervicale. Attraverso questi rilievi queste fotografie vengono elaborate e permettono di dare delle immagini, vengono elaborate anche queste, e di dare dei parametri molto importanti, perché valutiamo attraverso questi parametri tutte quelle che sono le problematiche della colonna. Parliamo quindi di problematiche della scoliosi, su un piano chiaramente frontale o su un piano sagittale, cioè di lato, quelle che sono la cifosi o la lordosi del bambino. Quindi è un tipo di macchinario che permette di valutare sia in particolar modo i bambini, ma non è detto solo i bambini, perché comunque anche per gli adulti può essere valido come sistema per valutare, per esempio, se facciamo una terapia posturale, una ginnastica posturale, possiamo poi andare a vedere nel tempo se abbiamo avuto dei risultati attraverso la variazione di questi parametri. Ecco, questi fare ginnastica posturale anche tra virgolette in tarda età, o meglio quando non si è più bambini, sempre, comunque è sempre utile, si può sempre rimediare a qualcosa. Assolutamente sì, ovviamente qual è la differenza? Qual è? Che nel bambino diciamo così c'è uno sviluppo osseo, uno sviluppo muscolare che deve ancora avvenire, quindi molto più malleabile. Sì, molto più... il muscolo ha un'influenza fondamentale sull'osso, sullo sviluppo, sì, dell'osso, riesce a far modificare l'osso, il muscolo. Quindi a livello vertebrale è fondamentale, no? Tanto è vero che quando si mettono ancora i busti nelle scoliosi importanti, modifichiamo attraverso proprio la modificazione del muscolo la esatto, posizione dell'osso. Nell'adulto ovviamente non è più modificabile l'osso, però la muscolatura sì, e quella ci permette di star meglio. La ginnastica posturale fondamentalmente lavora sulla muscolatura, sulle contratture muscolari, su quelli che sono i problemi di una muscolatura che non sta più bene in asse. Perché? Per le posizioni, per le posture sbagliate, eccetera, eccetera. Benissimo, tra l'altro mi dicevi che questo è uno strumento tutto sommato abbastanza recente qui da questo noi. È uno strumento che viene introdotto più o meno 10 anni fa, sì, è ancora in fase di sviluppo, è uno strumento che ormai è diffuso in tutta Italia, e io ne sono venuto a conoscenza più o meno 4 anni fa. Ed è un, diciamo così, è un lavoro, quindi non è una cosa, diciamo così, personale, è una cosa importante perché ha preso piede anche a livello universitario, ci sono un sacco di lavori scientifici dietro che ne dimostrano l'efficacia e la validità, e di conseguenza è una cosa molto 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 seria, insomma, ecco, c'è un progetto in atto che è un progetto Schiena in Salute, di cui fa parte chiaramente la Sapienza come università, e quindi insomma stiamo cercando, siamo dei microcentri
e cerchiamo di collaborare, diffondere, perché un bambino può essere seguito con questa tecnica, può essere seguito tutti i giorni, cioè io potrei vedere la sua colonna, l'evoluzione nell'arco del giorno, ovviamente, insomma, no? E questo è... Molto molto chiaro, Marco. Allora, a questo punto, per saperne di più, per contattarti, come si può fare? Allora, io diciamo così, il mio sito è il sito dello studio dove io lavoro, sì, che è, lo posso dire? Certo, quindi, certo. studiomedicomonteverde.it, chiaramente www. Ho un numero di telefono che io do ai miei pazienti, certo, tranquillamente, che è il 335-6526-151, e in questo momento lo do particolarmente per poter parlare con loro e magari spiegare che cos'è attraverso un filmato, attraverso delle dimostrazioni pratiche, per poter far vedere come funziona questa macchina. Ecco, una cosa importante è un esame che dura 5 minuti. Chiaramente preparato da una visita che deve essere preparatoria, nel senso io devo capire cosa fa il bambino, alcune notizie importanti che sembrano banali, come è nato, come è cresciuto, se ha, per esempio, banalmente, se ha portato il ciuccetto, se influisce sulla postura, vedi? Nella crescita ci sono delle cose che influiscono molto, di cui noi, se ha gattonato, se è andato sul girello, adesso ormai i pediatri ovviamente hanno come dire, messo al bando il girello, il famoso girello per deambulare. L'hanno messo al bando? Beh sì, ormai perché si usa. Perché qual era il problema che dava? Perché non dà la possibilità al bambino di sviluppare le proprie forze, diciamo così. Ah, okay. Il bambino viene agevolato, ma il bambino deve essere nello sviluppo, diciamo, sia da quando nasce a quando cresce, il bambino deve essere spinto a muoversi da solo, ad alzarsi da solo. Se noi gli diamo un sostegno, il bambino, come dire, alcune cose non le farà. Benissimo. Allora, quindi abbiamo detto il sito di riferimento, abbiamo dato il numero. Marco, che dire, è stato un piacere, grazie. Grazie, grazie a voi, veramente mi ha fatto molto piacere questa cosa. Anche a noi, grazie a Marco Giangrande. E andiamo avanti con By Night Roma, il programma della notte di Radio Radio. Seguiteci anche su Facebook. Buonanotte.